più belli, diciamo, dal cucciolo al cane di mendicità che abbiamo presentato prima. E quindi l'invito è sempre aperto, quello di barcare questa soglia delle oasi, venire a conoscere questi amici, anche loro degni di attenzione. Perché noi teniamo soprattutto per loro. Certamente, poveretti, dai. Ma poi anche per tutti gli altri, per tutti i tuoi cani. Anche noi teniamo per noi super anziani. Tanto a volte riusciamo ad andare a casa. Buongiorno, sono Gian Paolo Bernasconi, oggi è il 10 settembre 2016. Volevo farvi vedere questo testo di Kenichi Umai. Kenichi Umai è uno strategist di McKinsey. McKinsey è una potentissima azienda di consulenza a livello globale. E questo testo si intitola Il prossimo passo globale. Sfide ed opportunità nel nostro mondo senza confini. Quindi leggetevi pure il titolo, Il mondo senza confini. Quindi chi ha creato questo attuale macello globale ed europeo? In particolare la McKinsey è responsabile per questo macello. La McKinsey è un'azienda potentissima a livello di consulenza. Gli ex alunni fanno parte di un network potentissimo a livello di denaro e a livello di presenza nelle imprese, e questo testo vi fa capire come l'attuale macello sia l'attuale macello globale europeo sia dovuto in particolare anche alla McKinsey. Quando ero a Londra a giugno, il Financial Times titolava sulla McKinsey, su dei problemi relativi alla McKinsey, in particolare a conti esteri ex appartenenti alla McKinsey. Quindi stiamo attenti a queste corporation sovranazionali, a quello che fanno. Io non sono contro le multinazionali, sono contro le aziende sovranazionali, come ha spiegato benissimo James Goldsmith nel suo magistrale testo The Trap. La differenza tra azienda multinazionale e azienda sovranazionale, e la McKinsey è quindi una ragnatela di potere che guarda sopra i poteri nazionali. Grazie, arrivederci.